La prima puntata della nuova edizione di Temptation Island ha già visto naufragare un amore. Valentina e ORONZO non sono riusciti a superare la forte gelosia e i tradimenti di lui. Oronzo ha affermato di amare tantissimo Valentina, ma le sue parole non sono bastate. La ragazza ha messo fine a 10 anni di fidanzamento. Basta tradimenti, Valentina grazie a Temptation Island ha deciso di darci un taglio. A Oronzo piacciono le donne, e non può farci niente. La fidanzata ha cercato di fargli capire cosa si prova a stare dall'altra parte. Non mi deve dare più per scontata, ha detto Valentina, ed è ora che capisca come mi sento. Da qui ha avuto l'idea di fingere un appuntamento con un ragazzo per suscitare la gelosia del fidanzato. Oronzo ha risposto con un'ora la faccio piangere. Poi ha aggiunto. Adesso inizio a giocare, fino ad ora mi sono trattenuto parecchio. Spero che di là le ragazze siano sveglie, perché ora inizio a sbagliare. La faccio soffrire, non me ne importa un c*****. Oronzo però la mattina dopo ha pianto, si è disperato, e ha voluto vedere Valentina nel primo falò di confronto. In 10 anni non me ne sono mai reso conto. Mi dicevo. Tanto Valentina sta a casa, e quando voglio me la vado a riprendere. Chi ci ha asterisco o me la tocca, ha dichiarato. Valentina però non si è guardata indietro, e ha deciso di lasciare Temptation Island senza il fidanzato. Non potrò mai più fidarmi di te. Non cambierai mai, ha detto a Oronzo, tu ti vuoi divertire e vuoi me. Devo pensare a me stessa, c'ho una dignità, e ho il diritto a essere felice. Non devo avere più paura che tu mi tradisca. La prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia è stata un successo in termini di ascolto. È stata seguita di A3. ...751.000 spettatori, pari al 21,2% di share.